Brick OK, ovvero un vasto assortimento su 1100 metri quadri di negozio, tutto da scoprire. Prodotti per gli amanti del fai da te, del giardinaggio e tutto per il green e la vita all'aria aperta. Decorazione, utensili, piccoli mobili, casa ufficio, porta soffietto, elettricità, termoidraulica, vernici, smalti, ferramenta, falegnameria, anche con servizio taglio legno e poi pensiline. Prodotti per la ristrutturazione e la manutenzione. Abbigliamento antinfortunistico. Brick OK è dedicato ai privati, ai professionisti, ma soprattutto a chi si occupa in prima persona dei lavori in casa, con tantissimi prodotti di alta qualità a prezzi da ingrosso. Non trovi ciò che cerchi o vuoi un consiglio qualificato? Chiedi al nostro personale a tua disposizione per la realizzazione dei tuoi piccoli e grandi progetti. In Romagna ci trovi a Forlì, vicino al casello autostradale. Brick OK, sempre il massimo risparmio e offerte speciali tutti i mesi. Conad Spesa Facile La Caveia, perché facile è la certezza di risparmiare prima di entrare. E infatti da noi trovi Bassi e Fissi, la grande iniziativa che riunisce tanti prodotti Conad indispensabili per la spesa quotidiana a prezzi bassi e fissi sempre. Hai capito bene, i prezzi tra i più bassi ma fissi tutto l'anno. E potrai scegliere tra un'ampia gamma di prodotti a marchio Conad e non tra i migliori marchi. E poi macelleria, freschi, il reparto pescheria ed il reparto preparato da noi. Enoteca fornitissima e tutto ciò che serve per la vostra spesa da noi c'è. Conad Spesa Facile La Caveia, perché le offerte scadono, i nostri prezzi no. Siamo in via San Vitale 3 a Sant'Agata sul Santerno, proprio accanto alla rotonda, con ampio parcheggio. L'angolo della fortuna di Umberto Ricci Piciloni, via Acqua Calda 138 a Lugo. Sali tabacchi, lotto, Ricci Vittoria, concorsi, giocate e tanto altro. Pasticceria Tazza d'Oro a Lugo dal 1968, bar, prime colazioni favolose, ma soprattutto pasticceria e torte artigianali per cui molti ci conoscono. E tutto ciò che serve per matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, compleanni, feste, lauree e creazioni di cioccolato, praline, cremini. Il tutto anche personalizzato in base alle vostre esigenze ed occasioni. I nostri pasticceri, spesso ospiti del Gambero Rosso Channel, sarebbero onorati di partecipare con le loro creazioni anche le vostre feste, perché per noi ogni cliente è speciale, parola di Tazza d'Oro. Ci trovi a Lugo di Romagna in zona ospedale Umberto I, aperto tutti i giorni, lunedì chiuso per turno, soprattutto i festivi. Ma per un buon caffè o cappuccino con proposte dolci o salate, puoi passare anche nel nostro Deor sotto le logge del Pavaglione, sempre a Lugo, parola di Domenico e Christian, chiuso il giovedì. E ricordati, la Pasqua da noi sta arrivando e ti aspetta con tante bontà. Colombe artigianali, uova di cioccolato finissimo, sempre di nostra produzione e con dentro la sorpresa che vorrete. Bar Pasticceria Tazza d'Oro a Lugo, vi aspettiamo! Oh, bene bene, con questo freddo qualche bustina di tè serve proprio, il Twinings è perfetto, quest'oggi tu sei fragole mango. Fragole mango. Di dove siete? Siamo di Alfonsine. Di Alfonsine, ma che belle idee in queste giornate un po' calde, un po' fredde. Uggiose. Oggi uggiosissime. Sì, molto. Però le bustine di tè ci sono e stanno così animando veramente di nome di fatto e questi bellissimi porticati del Pavaglione, giusto? E fortuna che ci siete voi. Allora, com'è nata l'idea di questo Twinings, di questo gruppo che ha questa dedica particolare al tè? Allora, noi siamo un gruppo di ballo e tutti gli anni troviamo un'idea nuova per il carnevale, quindi quest'anno abbiamo fatto le bustine di tè, abbiamo fatto anche i pan di stelle, gli arbre magique, abbiamo trovato molte idee, magari un pochino originali però, e siccome in tanti ci piacciono le tisane, il tè, così. E a chi non piace una buona tisana? Andiamo per colore, fragole e mango, poi andiamo a vedere dietro chi c'è, un black currant tea, io la sto inseguendo ma lei non mi becca, eccola, il tè al mirtillo, giusto? Sì, esatto. Ti piace questo gusto? Sì, sempre. A tutti mi piacciono, quindi. Hai scelto tu il gusto, la bustina? No, abbiamo visto, abbiamo scelto un po' a caso. Vediamo che cosa potrebbe, scusi lei, ma che cosa tenete là dentro? Vero tè. Ah, ecco, non poteva mancare il buon tè. Twinings ovviamente. Ma certamente. Quanti siete nel gruppo? Un 21, 22, 23. Direttamente dalla grande Alfonsine. Direttamente dalla grande Alfonsine. Noi facciamo parte del gruppo spettacolo ARC Rising Star Show,
così per promuovere un po'. Andiamo a salutare i ragazzi allora, il vostro capogruppo, la grande voce. No, io sono uno dei tanti, non. Salutiamo quelli che non ci sono oggi. Certamente. Allora, qua c'è il tè, a che gusto? Principe di Galles. Wow! Tè nero, della Twining, che è molto buono. Sì. Oddio, a noi piace. Perché voi li degustate anche proprio, sì, questi, certo, tè. Certo, siamo appassionati, un po' tutti siamo appassionati. È molto originale la vostra. Nightcap, lei è la camomilla, eh? Tradizionale, tradizionale. E lei, come ha scelto questo colore? Me l'hanno scelto gli altri. In base agli occhi? Può darsi. Ah, Vanilla Tea, uno dei miei preferiti. Dolce, molto dolce la Vanilla. Dolce. E lei cosa ne pensa della vostra seconda uscita o terza, che cos'è, di questo meraviglioso gruppo? Bello, perché siete molto colorati e allegri. La terza uscita è freschina, direi. Beh, vi riscalderete col tè. Chi sei tu? Carolina. Carolina e? Vittoria. E che cosa rappresentate? Il filtro del tè. Dei filtrini, ma guarda come siete carine. Guardate là, dite buon tè a tutti. Buon tè a tutti. Dalla beneficenza Anfas, i cari amici che abbiamo visto a teatro per quello che è stato una bella edizione, nuova edizione del gruppo del pronto soccorso assieme a Drey e tutti gli amici del teatro che sono occupati con questi grandi ragazzi che sono degli attori favolosi. Beh, insomma, qui diventa lampone di chi nasce, uno dei miei gusti preferiti, vero? Ti chiami? Nicoletta. Nicoletta, allora com'è andata la serata? Anche la seconda replica, mi pare, sia andato tutto bene. È andata molto bene, a parte che gli infermieri, essendo che sono non tutti ballerini, anzi nessuno, si sono impegnati al massimo e in 3 mesi hanno fatto miracoli. E tu eri proprio la loro maestra di danza, se non ho avuto occasione di intervistarti in quella serata perché era pienissima di ospiti. Beh, oggi ne colgo l'occasione per farti veramente i complimenti, perché l'impegno ce l'ha messo, ma tu sei stata molto brava, quasi quasi sono diventati tutti ballerini. Ci hanno provato, sicuramente alla grande ci hanno messo un grande impegno. E qui fai parte di questo bel gruppo di ballo a cui tu ovviamente dai delle lezioni. Esatto, sono l'insegnante del gruppo. Diciamo quale di nuovo? Il gruppo Arca di Alfonsine, che esce con il nome dello spettacolo Rising Star Show e del quale facciamo parte da 25 anni e giriamo tutta Italia. La Proloco c'è ed è credo uno degli atti più belli del mondo, quello che nonostante anche una perdita che sarà, voi siete qui sotto e vi dedichiate ai bambini al Carnevale di Lugo, perché questo è, ragazze, brave, complimenti. Ma ritorniamo alle ciambelline, di che cosa sono fatte? Le ciambelline sono sostanzialmente dei craft di patate. Quindi la base principale dell'impasto che lo rende così soffice è la patata. Ah, la patata lo rende così... No, perché io ho detto dal Twinings alla ciambellina, insomma. Per le ciambelline abbiamo delle magnifiche pasticcerie sotto il pavaglione, quindi non abbiamo bisogno di competere con queste magnifiche realtà, noi semplicemente vogliamo mantenere viva la tradizione carnevalesca facendo del fritto. Certo, più certo. Che sempre fare le solite castagnole e sfrappole, abbiamo trovato questa ciambellina con la base di patata che secondo noi era una novità, ma ricordiamo, per chi vuole divertirsi, sotto al pavaglione c'è dell'ottimo cibo e una pasticceria coi fiocchi. Ecco, ci sono ovviamente delle attività che restano aperte di domenica, ovviamente sono qui a offrire un tè caldo, una cioccolata calda come gli amici della Tazza d'Oro che sono qui sotto il pavaglione, ma tante altre attività, e poi ci sono anche delle vostre bancarelle che sono in numero ridotto quest'oggi perché freddo, pioggia, gelo, oggi ce le abbiamo tutte, però la Proloco ha fatto una scelta grande, quella di esserci, Mauro, e vi dico grazie a nome dei bambini che parteciperanno, perché non togliere un carnevale credo che la dica lunga sulla filosofia di questa bella Proloco di Lugo. Sì, noi nasciamo per dare un servizio alla città, difatti oggi ricordiamo che la festa è organizzata da Rio Neghetto, che la Proloco ha voluto appoggiare in tutto e per tutto, in un cammino sempre più difficile tra sicurezza e tutte le nuove normative che ci sono, ma la volontà è quella di continuare a dare un servizio alla cittadinanza. Difatti per quello ringraziamo tutti i creativi, ma anche la nostra Elena con la piedina che si è comunque sobbarcata di essere qua e dare un servizio. Di certo queste presenze non sono qui per guadagnarci, ma per dare un servizio alla città e rendere grande una manifestazione che nel tempo così può crescere, continuando a dare un servizio in ogni caso e in ogni momento. E secondo noi è questa la differenza che c'è tra chi lo fa
con tanto d'onore per un motivo lavorativo, invece chi lo fa per dare un servizio alla città. Dobbiamo solamente dire grazie, anche perché anche la stessa sicurezza, in questo caso fatto dalle VAB, se non VAB Le Aquile, se non fosse fatta da volontari, avrebbe dei costi per noi proibitivi e quindi ci impedirebbe di fare manifestazioni. Poi non è mancata la forza dell'ordine, ovviamente polizia e carabinieri che erano qui subito dalle prime ore del pomeriggio, perché comunque è importante esserci e tutelare comunque quello che può essere un buono svolgimento. Non ci sono stati sbarramenti perché il pavaglione è uno sbarramento naturale, nonché anche una copertura naturale, quindi il carnevale abbiamo potuto lo stesso realizzarlo, giusto Mauro? Assolutamente sì, per questo dobbiamo dire grazie, perché le forze dell'ordine fanno sì che la cittadinanza si senta sicura in qualsiasi momento. In questi tempi direi che non è assolutamente poco, ma è tantissimo, perché la cittadinanza che si sente sicura è una cittadinanza che poi partecipa e rende grandi queste manifestazioni. Allora Presidente, dico grazie, ovviamente ci rivedremo al prossimo appuntamento, perché adesso ne seguiremo molti di appuntamenti in compagnia della Proloco qui a Lugo, la nostra emittente vi spalleggerà più possibile, quindi insomma quando ci rivedremo noi, me lo ricordi? Ci rivedremo tra poco, diciamo neanche un mese, con i mercatini di Pasqua che saranno il 24 e il 31 di marzo. A seguire il weekend dopo Pasqua, 6, 7, 8, il grande evento di Vin Lugo, che quest'anno con grandissime novità, sempre seguito artisticamente da Maria Carlotta Pocaterra, ma con il pieno sostegno di tutti i volontari della Proloco, a partire da Cristiano, tutto il consiglio direttivo e tutti i volontari, promette veramente delle grandissime novità e un ottimo divertimento di classe per tutta la cittadinanza di Lugo. E visto che ogni scherzo vale, seguimi pure Angelo, perché ogni scherzo vale, io intervisto Cristiano, che adora essere intervistato, adora essere intervistato, il nostro vicepresidente della Proloco. Cosa stavi facendo con quello? Non si può, lui è già abbastanza colorato, non farlo addosso a me, Cristiano, Cristiano Cavolini, non ti provare. Allora Cristiano, oggi comunque abbiamo dato, dicevamo appena adesso con Mauro, che è tutto bello, guarda, ma l'hai visto? Cioè è un clown meraviglioso, è tutto quella cravatta gliela porto via, giuro. Questo è il vestito che si mette ai consigli direttivi. È per farvi ridere, non litigare, no, ma la Proloco non litiga mai. Quasi mai. Ma la signora è malefica, tremenda, eh? Non si litiga mai qua. Ecco, soprattutto si fanno delle cose anche in piccolo, in emergenza, anche rimettendoci, però si fanno. Questo è uno stile di vita, secondo me, più che un modo di essere. Oggi è un peccato, tutti i volontari hanno lavorato un anno intero. E poi il tempo oggi non è stato dalla nostra parte, peccato. Avete pronto qualcosa di particolare, anche un carro della Proloco? No, il carro della Proloco no, il carro della Proloco è qui nel gazebo, però avevamo un sacco di carri tutti belli, scelti uno ad uno da tutti i volontari, e oggi è andata così. Far vedere che Cristiano ha fatto un ottimo lavoro e ha fatto lievitare magnificamente questi ciambellini. Cristiano e Mauro hanno delle mani fantastiche. Per il carnevale del ghetto, i Pini, urra! E voglio capire che gruppo siete. La piadina romagnola. Questo è il mio gruppo, non ho sbagliato festa, infatti vedi, piadine, perfetto. Gli Azzori, e quindi... Senti, ce n'è una molto particolare che ha questi peperoncini qua, ma guardate. È un po' piccante la signora. Piccantella. Sì, qui abbiamo degli Azzori un po' piccanti, vedi, lei è piccante, ma io li faccio veramente così, voi ma voi ritraete un po' quella che è la nostra vecchia tradizione, un po' ironizzata, allora esatto. Parliamone. Queste signore erano veramente vestite così una volta, certo. Col calzino un po' su, un po' giù. Tu ce l'hai, fammi vedere. Ma certo, vedi, cioè, è molto sexy. Anche la calza sfilata, notare, sì, beh certo. Senti, vuoi mai due bimbini? Tu sei invece quella delle cipolle, oltre che del mattarello. Sì, del mattarello. Di dove siete voi? Di Solarolo. E tutti gli anni avete sempre delle nuove conte. Non è la mia festa per i coriandoli, però per la piadina. E il twining, stai scherzando. Cioè, questo sì, invece. Questo è d'altro. Evviva il carnevale! Ragazze, ho visto che si stanno girando delle finte piadine in giro, ma le vostre hanno messo i piedi, Luciana? No, non hanno messo i piedi. No, è impossibile. Ma come le avete viste? Sono belle o brutte quelle, le imitazioni, quelle con le gambe? Sono brutte.
Questi sono belli invece. Sì, sì, sì. Che cosa c'è nella vostra piadina? Qual è il segreto? Un segreto non si dice a nessuno. Non si dice. No. Ma voi siete socie, madre, figlia, come... Siamo suocera e nuora. Io sono da premio Nobel per la pace. L'ha detto lei, non l'ho detto io, ma l'ho pensato, Luciana. Lei può dire quello che vuole. Però è vero. Sì, sì, è vero. Ma della pazienza. Sì, sì, io ce l'ho. Lei ha pazienza, ho fatto così col dito. No, no, io ce l'ho. E adesso nasce la questione con la piadina romagnola, sicuro. Ma voi cosa ci mettete, oltre al grande amore per questo lavoro? Perché oggi è una giornata un po' così rimessa, ma Mauro ha detto che siete molto brave, voi credete nel carnevale e siete venute qua. Di dove siete? Di Lugo. Di Lugo proprio, bene, giochiamo anche in casa. La piadina di Lugo è diversa dalla piadina di Rimini, è un dato di fatto. Esattamente, è diversissima, perché la vostra è sottile, la nostra è grossa. Cambiano gli ingredienti, cambia tutto. Andiamo a mangiare, almeno sentiamo la vera piadina. Beh, allora, mi dispiace per l'imitazione delle piadine, che erano bellissime, però qui, insomma, diciamo che qui stiamo ragionando. Grazie a Luciana, Elena ed Elena. Miau! Qui c'è una richiesta e c'è un appello molto importante. Stiamo cercando un marito per la signora Vittoria qui. Se c'è qualcuno disponibile si faccia avanti, Non so, vi lasciamo un numero di telefono o qualcosa, però fatevi avanti perché è una signora in gamba, fa cappelletti, piadina, ha una buona dote che anche lì non scherza. Cosa vogliamo dire di più? Guardategli la gamba, la coscia, eh? È tutto, dai. Un bel marito ci sta, forse, aiutateci a trovarlo. Thank you.